Gesù ti chiama per offrirti la vita vera. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Oggi la liturgia ci propone Matteo. Matteo, questo apostolo che Gesù ha chiamato e che oggi vedremo e scruteremo. L'episodio della sua chiamata nel suo stesso Vangelo, quindi Matteo 9:9-13. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Amen." Carissimi, oggi vediamo questa chiamata di Matteo. È molto semplice. Nella pagina di oggi, Gesù passa e per la strada vede un uomo seduto al banco delle imposte, un pubblicano, una di quelle categorie sociali detestata dalle persone perché esattori delle tasse. Lo vede e gli dice: "Seguimi". Matteo lo vede, lo ascolta, si alza e lo segue. È una chiamata molto, molto sintetica, che va all'essenzialità. Gesù passa, vede Matteo che lavora nella sua vita quotidiana, in quella professione lavoro che era rifiutato dai giudei, lo chiama e lo invita a seguire. Fratelli e sorelle, oggi siamo di fronte al modo di agire di Dio Padre. In Gesù noi sappiamo che vediamo qual è la reale persona di Dio, perché è Lui che ce lo ha manifestato. Ricordiamo quando i discepoli hanno detto a Gesù: "Gesù, mostraci il Padre, ci basta", e Lui dice: "Non sapete che chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha ascoltato me ha ascoltato le parole del Padre". Questo è l'atteggiamento di Dio. Un Dio che ci guarda così come siamo, un Dio che si abbassa fino alla nostra fragilità, alla nostra debolezza, così come era questo lavoro di Matteo, ma non si scandalizza di noi e ci chiama. Vediamo qual è stata la reazione dei pubblicani, dei peccatori, la reazione soprattutto dei farisei di fronte a tutto questo. Perché c'è un banchetto per festeggiare la chiamata di Matteo, per festeggiare la vita nuova. Eppure i farisei dicono: "Come mai?" Parlano ai discepoli di Gesù: "Il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Questo è lo scandalo, fratelli e sorelle. Uno scandalo che ci appartiene. Come mai Dio è venuto in mezzo a noi? Come mai Dio anche oggi dimora in questo mondo pieno di malvagità, pieno di persone che si lasciano dominare dalla carne, pieno di persone che non si amano? Come mai Dio ancora oggi?
ci vuole bene. Come mai Dio ancora oggi è venuto per stare con noi? L'Emmanuele, il Dio con noi. Come mai? Davvero non è una domanda di 2000 anni fa, è una domanda attualissima. Gesù risponde: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ecco che Gesù fa una suddivisione, sani e malati. I sani non hanno bisogno del medico, i malati sì. Vi faccio una prima domanda: chi sono i sani, chi sono i malati? E vi do già una risposta indiretta. I malati sono coloro che hanno bisogno di Gesù, della sua salvezza, che hanno bisogno di Dio. I sani non hanno bisogno. Più avanti dice e cita il profeta Osea: andate, imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Ecco che Gesù sta manifestando il cuore del Padre, un cuore che è pieno di misericordia. In ebraico chesed. Questo termine attraverso il quale si parla di un amore non solo paterno ma anche materno. Un amore grandissimo, un amore che si dona agli altri. Gesù sta mettendo in pratica il cuore di Dio Padre. Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Ecco allora un'altra suddivisione. Se prima c'erano i sani e i malati, ora vediamo i giusti e i peccatori. Chi sono i giusti? Chi sono i peccatori? Se noi lasciamo parlare e rispondere alla parola di Dio, leggeremo che nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23, San Paolo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora noi stiamo prendendo coscienza, fratelli e sorelle, che tutti noi abbiamo bisogno di questo medico che è Gesù Cristo, che è Dio Padre. Stiamo prendendo coscienza che non siamo giusti, ma siamo coloro che hanno bisogno della misericordia di Dio, coloro che hanno bisogno di sperimentare che questo Padre ha mandato il suo Figlio, che è nostro Maestro, e che siede insieme a noi, vive insieme a noi, mangia insieme a noi, che siamo peccatori, che abbiamo tante fragilità. Fratelli e sorelle, nella chiamata di Matteo vediamo che tutti noi siamo inclusi. Gesù non ha scelto 12 persone sante, cioè separate dal peccato. Ha scelto 12 persone che avevano un cuore potenzialmente disponibile alla salvezza. 12 persone che avevano tanti difetti, che avevano fatto delle scelte anche sbagliate nella propria vita, ma Gesù, con la sua presenza, li ha trasformati. Ecco allora, fratelli e sorelle, la buona notizia del Vangelo. Dio ci ama. Dio ti ama così come sei. Non è vero che Dio si china solo su chi fa del bene. Dio si china su tutti gli uomini. E in coloro che già fanno del bene, Dio dona ancora di più lo Spirito Santo. E in coloro che sono lontani da Lui, invece, interviene cambiando il loro cuore, come ha fatto con Matteo. Così può fare con te e con me. E allora oggi gli diciamo grazie, Signore Gesù, per la Tua parola. Grazie, oh Signore, perché non solo hai scelto i 12, ma hai scelto ciascuno di noi che oggi ha ascoltato la Tua parola. O Signore, anch'io non mi reputo degno, non mi reputo giusto, non mi reputo sano. Signore, io considero me stesso, come ha detto San Paolo, come una spazzatura senza di Te.
Considero che tutto ciò che è mio mi fa peccare, mi fa sbagliare. Ma quando ci sei tu, la tua grazia mi santifica. La tua grazia mi fa essere giusto. La tua grazia mi fa essere sano. E io ti chiedo oggi, manda il tuo Spirito Santo nella mia vita. Mandalo nelle nostre vite. Perché noi, stando insieme a te, mangiando insieme a te, vivendo in tutto ciò che oggi faremo, nei nostri lavori, attività, nelle nostre case, con coloro che incontreremo, possiamo sperimentare che sei un Dio buono, che tu sei un Dio grande. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan bellissimo di oggi. Gesù ti chiama per offrirti la vita vera. Ed è proprio così, carissimi. Oggi Gesù ci chiama, così come siamo, per offrirci qualcosa di più, di ciò che noi già viviamo e sperimentiamo. Che sia una parola che oggi si fa carne nella nostra vita. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Signore, perché il tuo sangue